Napoli torna la paura per la guerra tra clan, inquietante episodio legato alla faida di Camorra in corso a Pianura. Stavolta i killer sono entrati in azione nei pressi di Mergellina. Due colpi hanno ferito Antonio Gaetano del clan Calone Marsicano Esposito, è in fin di vita. 12enne accoltellato, l'aggressore è un coetaneo, identificato l'autore dell'accoltellamento avvenuto al termine di una lite in piazza Municipio. E un ragazzino della stessa età della vittima è stato segnalato ai servizi sociali. La vittima è in gravi condizioni al Santo Bono. Napoli, pronte 1.400 firme per salvare il Metropolitan. A mezzanotte scadono i termini per il vincolo culturale del locale di Via Chiaia. Capodanno, presidente del comitato Valori Collinari ad 8 Channel, c'è un'onda emotiva forte e compatta per tutelare un presidio culturale della città. Costiera Amalfitana è già record per Pasqua, boom di prenotazioni per le prossime festività nelle località salernitane. A Vietri, strutture già piene all'80%, ma sul problema traffico il sindaco De Simone avverte, è necessario trovare misure per evitare il caos viabilità. Veleni nell'acqua, il rebus a Benevento ancora senza risposta, il caso del picco di tetracloroetilene. Intanto il comune procede con le indagini per il piano di caratterizzazione e l'impianto di filtraggio per rendere più sicuri i pozzi che forniscono acqua a gran parte della città. Avellino Centro Autismo ancora tutto fermo, nessun passo in avanti nel dialogo tra comune e proprietà dell'area. Dopo 15 anni la struttura resta ancora un'incompiuta, l'azienda sanitaria ha un piano di gestione del centro ma non può ancora attuarlo. Buonasera e ben ritrovati con il TG News. In apertura di questa edizione del nostro telegiornale, lo avete appena sentito dai titoli, Napoli agguato a Mergellina, il veicolo della vittima sarebbe stato affiancato ai scooter, nessuna pista esclusa. Vediamo. È ancora tutta da chiarire la dinamica dell'agguato avvenuto a Mergellina in cui è rimasto ferito Antonio Gaetano, 19enne di Pianura. Il ragazzo è ricoverato in fin di vita all'ospedale San Paolo. La pista, ritenuta al momento più attendibile, è che l'agguato sia riconducibile allo scontro tra clan che da qualche tempo sembra essere riesploso nella periferia ovest di Napoli. Un raid eclatante anche e soprattutto per lo spessore criminale della vittima. Gaetano, nonostante la giovanissima età, è considerato dagli investigatori un ras in ascesa nello scacchiere malavitoso di Pianura. Al punto da essere indicato come l'attuale reggente dei Calone Esposito Marsicano, che si contrappongono ai Carillo. L'estate scorsa era sfuggito a un agguato, poche settimane fa invece un commando aveva aperto il fuoco contro uno stabile che gli investigatori ipotizzano potesse essere frequentato proprio dalla vittima. Ma gli inquirenti battono anche la pista della lite degenerata, non escluso infatti che poco prima dell'agguato Gaetano possa aver avuto una discussione con qualcuno che poi non ha esitato a sparare. Libera intanto rilancia l'allarme, un'escalation questa della criminalità che non risparmia nessuna zona della città. Questo regredire dei clan ci dice una cosa molto importante, che gli arresti servono ma non basta, perché tutte queste nuove leve che a 18-19 anni diventano già reggenti dei clan sono i figli, i nipoti, gli affiliati di boss che in questo momento sono in galera, quindi gli arresti sicuramente servono, ma è chiaro che va spezzato il vincolo culturale e sociale che permette alla Camorra di rigenerarsi in questi quartieri. Un problema di educazione culturale, di posti di lavoro, di infrastrutture sociali, di presenza dello Stato, non solo in termini di repressione, ma in termini di risposte concrete. È stato identificato e rintracciato dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Centro l'autore dell'aggressione ai danni del 12enne accoltellato la scorsa notte. Ha anche lui 12 anni, verrà segnalato all'autorità giudiziaria e ai servizi sociali. I militari hanno sentito diversi testimoni, acquisito molte immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona. Questo ha permesso di circoscrivere la vicenda in brevissimo tempo. Vittime e aggressore si conoscevano di vista, non si sa se fossero divisi da precedenti ruggini, comunque la lite culminata nel ferimento sarebbe scoppiata per una parola o uno sguardo di troppo. Ennesima tragedia sulle strade della provincia di Salerno. Una giovane di 21 anni ha perso la vita a Palumonte a seguito di un incidente stradale avvenuto in località Canalicchio. La ragazza era alla guida di un'auto che per cause ancora ignote è finita fuori strada. L'impatto è stato fatale per la 21enne che è deceduta sul colpo, rendendo vani anche i soccorsi. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.
Circa 1.400 firme per salvare il Metropolitan. Capodanno, presidente del comitato Valori Collinari, un'onda emotiva forte e compatta è partita per salvare un presidio culturale della città. Vediamo. Una mobilitazione generale a Napoli per salvare il Metropolitan. Si chiude a mezzanotte la petizione che a breve sarà inoltrata al ministro Sangiuliano per presentarla al tavolo di lavoro. Ma sono davvero tanti i napoletani che vogliono salvare il cinema di Via Chiaia. In pochi giorni hanno firmato circa 1.400 napoletani. Per il Metropolitan c'è stata un'attivazione immediata e una risposta anche da parte di molti personaggi del mondo della politica, della cultura, dello spettacolo, il che ci fa presupporre che evidentemente c'è un grosso interesse a che non venga trasformata in futuro in qualcosa che sia tutt'altro che una destinazione culturale. La proposta che abbiamo fatto di creare il vincolo di destinazione d'uso in ambito culturale di questa sala che ha oltre 70 anni di vita e che il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano ha rilanciato proprio questa proposta. Ci auguriamo che adesso vadano avanti con le procedure. Voglio anche precisare che può essere un cinema, ma accanto al cinema ci possono anche sviluppare anche attività per dare corso a una ristrutturazione complessiva che faccia diventare questo cinema un polo culturale attrattivo, anche casomai con biblioteche, con sale riunioni, con altre attività. Procida, dopo l'anno da capitale italiana della cultura, l'isola si prepara ad un 2023 ancora all'insegno del turismo e delle tradizioni. E da Napoli il vicepresidente dei Giovani Industriali rilancia previste tante presenze, puntare sui servizi per accogliere al meglio i visitatori. Dopo l'anno da capitale italiana della cultura, l'isola di Procida si prepara a vivere anche il 2023 all'insegna del turismo. Leonardo Costaiolo, assessore delegato al settore, conferma un trend positivo e annuncia le prossime festività saranno all'insegna della tradizione. I primi dati e le prime stime per la prossima estate sicuramente ci confermano che sarà un altro anno importante per Procida e noi amministratori stiamo facendo il possibile per dare continuità a quello che è stato costruito in questi ultimi due anni. Con la Pasqua si parte Procida dall'avvio e l'inizio di una nuova stagione turistica, i dati sono incoraggianti e in linea con i dati della Settimana Santa degli ultimi anni. Da secoli si dà vita ai riti della Settimana Santa e vede la centralità nel Venerdì Santo della processione del Venerdì Santo. Quindi è un momento importante sicuramente per la comunità isolana, ma è un momento importante anche per i visitatori. Intanto anche nella città di Napoli il turismo si conferma in crescita. Su Pasqua siamo già pienissimi, abbiamo raggiunto fortunatamente delle occupazioni non previste nel primo trimestre del 2023 e prevediamo che da Pasqua in poi il turismo qui in città su Napoli esploda del tutto come lo è stato nell'anno scorso. L'esponente dei Giovani Industriali pertanto ribadisce. Stiamo cercando di far aumentare soprattutto l'offerta qualificata in zona e dei servizi, perché i servizi ti danno la possibilità ai turisti di beneficiare della città. Ed ancora il turismo in primo piano, la costiera amalfitana già protagonista. Da Pasqua alla stagione estiva, boom di prenotazioni a Vietri, strutture già piene all'80%. La costiera amalfitana si prepara al ritorno in massa dei turisti. Non solo per Pasqua, anche in vista dei mesi estivi si annunciano prospettive particolarmente positive. Sensazioni corroborate anche dalle prenotazioni che stanno già arrivando, come conferma il sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone. Siamo già pronti e attivi. Diciamo che in costiera amalfitana, per fortuna, riusciamo a lavorare quasi 10 mesi l'anno, quindi ci sono questi 2 mesi, più o meno gennaio, febbraio, un pochino inizio marzo, che si ferma. Grandi numeri che stanno arrivando, siamo già quasi tutto pieno, almeno fino ad agosto per quanto riguarda la nostra Vitri, ma credo che ci sarà un implemento. Ovviamente dobbiamo lavorare per migliorare quelli che sono i servizi turistici. In costiera amalfitana a tenere banco però è anche la questione targhe alterne e le incognite legate alle limitazioni alla circolazione. Sindaci e associazioni di categoria sono al lavoro per trovare soluzioni condivise capaci di tutelare l'ambiente senza penalizzare l'economia della Divina. Ricomincia la grande stagione, ricominciano i problemi, questo è il dato più importante soprattutto per noi amministratori.
Abbiamo fatto una serie di incontri con la prefettura, stiamo attuando quello che è la ZTL in Costa d'Amalfi, che è un'ordinanza che è partita dal 2018. Chi vive come noi, ha la fortuna di vivere in Costa d'Amalfi o vicino alla Costa d'Amalfi, può anche scegliere di fare percorsi differenti. Ci sono le vie del mare che sono importanti, ci sono i treni, vie sul mare ad esempio è fornita di stazione, da lì si può facilmente accedere in costiera amalfitana attraverso auto elettriche o mezzi di trasporto che sono efficienti. Andiamo ora a Benevento, dove il Comune procede con le indagini per il piano di caratterizzazione e l'impianto di filtraggio per i pozzi che forniscono acqua a gran parte della città. Ancora nessuna spiegazione per il picco di tetracloroetilene nell'acqua distribuita in gran parte della città di Benevento e proveniente dai pozzi di Pezzapiana. In autunno il pericoloso inquinante fu ritrovato in maniera esponenzialmente superiore al consentito, con il conseguente stop alla potabilità dell'acqua. Allarme rientrato in poche ore, ma a diversi mesi dal caso che ha scosso l'opinione pubblica e la politica si è ancora lontani dall'individuare le cause. Ma il Comune va avanti e spiega che il risultato potrebbe essere vicino. Sono in corso infatti le indagini per ricostruire i fenomeni responsabili della contaminazione. Il piano di caratterizzazione finirà, penso, a primavera e quindi riusciremo a capire qual è l'agente eziologico responsabile dell'inquinamento, perché il Comune, che è una parte lesa, si è sostituito a tutti anticipando soldi pubblici per capire qual è la causa e cercare di risolvere. Ovviamente poi dopo ci rifaremo in danno su chi ha inquinato. Non solo le cause, Palazzo Mosti è intenzionato ad agire anche per evitare ulteriori problemi con la realizzazione di un impianto di filtraggio a carboni attivi utile per neutralizzare il tetracloroetilene presso il pozzo di Pezzapiana. Abbiamo previsto l'impianto a carboni attivi e credo che in questo modo riusciremo a risolvere la problematica. È lo stesso impianto che c'è anche a Solofra, che è una cittadina dove è noto questo inquinamento e dove l'acqua è potabile grazie a questi tipi di impianti. Centro autismo ad Avellino, nuovo appello delle famiglie in attesa dell'apertura. Un'attesa lunga 15 anni, promesse svanite nel nulla dopo l'impegno preso anche pubblicamente a Palazzo di Governo, e sono in rivolta le 450 famiglie dei bambini e ragazzi autistici di Avellino. Un dramma senza fine, quello del centro di valle che non trova la luce, e si appellano le associazioni al sindaco Festa e al manager dell'ASL perché si trovi l'intesa, la quadra, e si possano aprire i cancelli di una struttura necessaria. È nato un sospetto, adesso non c'è più niente da fare. I lavori sono finiti, gli incontri in prefettura è avvenuto, sindaco e ASL. Che cosa manca? Il TAR ha detto al comune: devi fare l'acquisizione sanante entro 90 giorni. Il comune non l'ha fatta ancora. Ma scusate, prendete l'impegno davanti alla prefettura di Avellino, sottoscrivete e nemmeno lo fate. I genitori non ce la fanno più. 15 anni, ma che cosa si fa? Allora il sospetto, c'è qualcosa dietro? Il mio sogno è di aprire questi cancelli, perché le persone ormai non ce la fanno più, pieno di stress, non va, no, non può andare, perché la nostra vita è un po' drammatica. Io mi ricordo che pesavo 65 kg, adesso peso 52, il stress è molto, è impossibile. Sicurezza a Salerno dopo le due rapine avvenute a Pastena, il PSI, usiamo i droni per controllare il territorio. Le due rapine avvenute venerdì sera a Salerno hanno fatto risuonare forte il campanello d'allarme della sicurezza in città, un tema su cui si sono soffermati anche gli esponenti del Partito Socialista Italiano, che oltre a chiedere più telecamere e un concorso per rimpinguare l'organico della polizia locale, hanno portato in commissione una proposta innovativa. L'installazione di alcuni droni nella zona proprio per monitorare un poco a largo raggio alcune zone della nostra città che risultano purtroppo sguarnite dal presidio delle forze dell'ordine. In particolare mi riferisco a Pastena, mi riferisco a Torrione, a Pastena Alta, dove a volte si sono registrati anche per il passato determinati episodi non proprio piacevoli. Ma l'emergenza sicurezza in queste settimane sta interessando un po' tutta la provincia di Salerno, in particolare l'agro-nocerino sarnese, terra nella quale si stanno verificando continui furti all'interno delle abitazioni. Queste bande provenienti dal napoletano, spesso di etnia, diciamo, albanese, rumena, straniera in generale,
si stanno concentrando sul territorio dell'Agro e in particolare di San Valentino, perché accedono spesso tramite l'autostrada, cioè la Caserta-Salerno, raggiungono facilmente questi territori e dunque utilizzano questa tecnica di scendere dalle scarpate autostradali e raggiungere queste casette isolate, poi ritornano appunto tramite sempre le scarpate dell'autostrada. Rifiuti nelle piazzole del raccordo autostradale Avellino-Salerno. Il sindaco di Atripalda: non può essere questo il biglietto da visita dell'Irpinia. Vediamo. Continua ad esserci di tutto sulle piazzole di sosta del raccordo autostradale Avellino-Salerno, rifiuti di ogni genere ma anche carcasse di animali morti. Proliferano i furbetti del sacchetto che possono agire indisturbati. I sindaci dei comuni attraversati dal raccordo puntualmente hanno chiesto interventi drastici per mettere fine a questo scempio. Fototrappole, telecamere di videosorveglianza, ma niente, il problema resta lì da anni, irrisolto. Il sindaco di Atripalda è stanco di questa situazione. Qui tra due mesi passerà il Giro d'Italia. Non può essere questo il biglietto da visita dell'Irpinia. È storia di inciviltà. Stigmatizziamo innanzitutto l'atteggiamento di queste persone incivili. Io personalmente domani mattina avevo già in animo, in programma, di scrivere all'ANAS e quindi di invitarla ad effettuare una ricognizione delle piazzole, sia per verificare le risultanze delle fototrappola che mi risulta in alcuni punti siano state attivate, sia soprattutto per provvedere poi alla pulizia. Il Giro d'Italia può essere ovviamente lo spunto, va benissimo, sicuramente i ciclisti non passeranno di là, ma non ci dimentichiamo che in questa provincia arriveranno 2500 giornalisti, suoi colleghi accreditati, oltre chiaramente a sportivi, tifosi provenienti da altre province che utilizzeranno inevitabilmente il raccordo Avellino-Salerno, e non possiamo consentirci, per colpa di pochi incivili, di dare uno spettacolo indecoroso. Anche nel Sannio si lavora le prossime giornate FAI di primavera. Il capo delegazione FAI di Benevento annuncia volontari in aumento dopo la pandemia. Con l'avvicinarsi della primavera tornano le giornate FAI dedicate al patrimonio culturale e paesaggistico del paese ed anche Benevento si prepara alla prossima edizione ed il capo delegazione annuncia pronti a riaprire siti chiusi da 40 anni. E ormai siamo agli sgoccioli, il tempo è breve, stiamo preparando le giornate FAI di primavera, la più grande festa della nostra fondazione. Quest'anno due beni bellissimi, rappresentativi del nostro territorio, tra parentesi uno è chiuso da 40 anni, quindi con orgoglio e con tanta felicità andremo a restituire la visione di questo sito alla città di Benevento. Poi Ielardi assicura. La nostra programmazione è quasi di un evento ogni due settimane. Avremo tante passeggiate con i direttori che si presenteranno quello che è il loro ruolo, qual è stata la passione che li ha spinti fino ad arrivare alla vetta della loro professione. E andremo a visitare dei luoghi simboli anche della città di Benevento. Un interesse per il territorio che ormai, archiviata la fase pandemica, registra sempre più adesioni. Abbiamo ripreso con ingressi libri, fortunatamente siamo stati lasciati da questa bruttissima pandemia, ce la siamo lasciati alle spalle, tantissimi sono i volontari, anzi abbiamo avuto addirittura maggiore affluenza sia di volontari che di pubblico. Il TG termina qui, ora ci sono le previsioni meteo, grazie a Fabrizio Angrisani in regia, a voi tutti grazie per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento in compagnia dei programmi di 8 Channel.